preoccupi, qui con il segretario generale della UIL, il dottor Barba Gallo. Buongiorno, come va? Buongiorno. Siamo diciamo proprio in procinto di questo primo maggio con tante novità. Le novità sono perché vogliamo fare un primo maggio di solidarietà e di diritti, anche perché il mondo del lavoro non si può estraneare da quello che sta succedendo, e anche il mondo musicale deve dare dei messaggi di solidarietà al resto del paese, dell'Europa e del mondo. Abbiamo detto che non si possono esportare democrazie con i carri armati, perché il rischio che corriamo è di importare, oltre a coloro che sfuggono dalle guerre e a coloro che hanno bisogno di asilo, di importare terrorismo. Noi dobbiamo fare in modo di andare a vedere nel merito come intervenire per evitare questa migrazione biblica che crea problemi alle nostre zone di front office e crea problemi a tutta l'Europa, e non si può affrontare questa cosa soltanto con risposte parziali. Ecco, poi quest'anno ci sarà un tema molto importante, la solidarietà. Sì, perché bisogna fare questo corridoio umanitario per gli immigrati che arrivano. Non è una cosa che possiamo risolvere soltanto come Italia, bisogna farlo come Europa, ma anche come ONU. Bisogna fare in modo che si fermi queste catombe di cui non abbiamo manco le dimensioni ufficiali, perché non lo sappiamo sicuramente quanti morti ci sono nel Mediterraneo. Sappiamo soltanto che è una strage che bisogna evitare, perché i nuovi schiavisti non possono vincere su questo fatto che non c'è solidarietà in Europa e nel mondo. Ecco, quest'anno poi ci saranno moltissimi artisti in confronto, diciamo, anche altri anni, circa 27 gruppi se non sbaglio. Io non me ne intendo, di ognuno deve fare il suo lavoro. Certo. Il cast artistico che è stato designato dal nuovo direttore artistico, io mi auguro che come per gli altri anni sia un bel primo maggio, un bel evento, un grande concertone che attiri migliaia e migliaia di giovani per avere anche attraverso la musica una speranza di un paese migliore.